La carica dei ragazzi ultracorretti che lega la Fiorentina alle scuole di Firenze, un modo per incontrare da vicino i propri beniamini e i propri idoli e soprattutto per discutere con loro di temi legati al razzismo, all'attualità, allo sport e al modo anche di vivere il calcio, temi quanto mai attuali. Giulio Migliaccio oggi si è concesso per quasi mezz'ora a domande e risposte e poi anche a Viola Channel ha rilasciato una breve dichiarazione. Quando uno inizia a intraprendere questa carriera, questo sport, il suo sogno è quello di arrivare ai massimi livelli. I massimi livelli è giocare in Serie A, ma non solo arrivarci, comunque confermarti. Hai mai visto o subito episodi di razzismo e come hai reagito? Ma sinceramente, razzismo, ci sono tante forme di razzismo. Sono sincero, perché io sono meridionale. Sento tanto parlare di razzismo del colore della pelle, ma il razzismo secondo me è anche della regione dove vivi, dove sei cresciuto, perché a volte noi meridionali ci offendono quando andiamo al nord, anche quello secondo me è una forma di razzismo, però ripeto, il colore della pelle conta poco, così come conta poco dove sei nato e dove sei cresciuto, ma conta tanto quello che sei. Avendo iniziato a giocare a calcio a 12 anni, non pensava di divertirsi e non di diventare un calciatore o mirava già a diventare calciatore? È nato come divertimento, perché comunque a 12 anni non puoi pensare di dire io faccio il calciatore, è impossibile, perché comunque nel percorso che fa ci sono tanti ostacoli, tante difficoltà, devono esserci gli incastri giusti, non è semplice, però poi vedi che arrivi a 16-17 anni, hai un qualcosa in più rispetto ai tuoi coetanei e da lì inizi a giocare tra i professionisti. Nel momento in cui inizi a giocare con i professionisti, lì ti rendi conto ce la posso fare e continui comunque ad impegnarti dallo 100% e da lì poi inizia una carriera che se sei bravo a confermarti giorno dopo giorno ti togli delle belle soddisfazioni. Così, fare il professore com'è? Di sicuro è più difficile che fare il calciatore, perché comunque con i bambini bisogna sempre fare attenzione a come parli, ecco, perché possono sempre percepire il messaggio sbagliato, quindi bisogna fare molta attenzione. E poi la domanda ti ha messo più in difficoltà, se ce n'è una? Un po' tutte. Però quella lì sul razzismo è un argomento delicato, quindi va affrontato comunque con le pinze, che per i bambini è fondamentale comunque farli crescere con dei valori importanti e con degli atteggiamenti importanti. A proposito di questo, purtroppo è stata una settimana in cui Firenze è passata male, anche se in realtà bene o male è sempre stata la società in qualche modo del terzo tempo, del fair play, via dicendo. In campo in realtà tutto questo non si è percepito forse. Ti chiedo anche così, le ultime battute col Milan sono state concitate, però alla fine insomma siete usciti abbracciati voi tra giocatori. Ecco. Infatti mi sembra tutto assurdo, nel senso che c'è stato esasperato secondo me tutto dall'episodio in tribuna, dai cori razzisti che ho sentito. Sinceramente è stato un po' tutto esasperato, ci sono cose più importanti secondo me da affrontare. La Fiorentina è sempre stato un esempio in questi anni, la società poi tiene tantissimo all'immagine, quindi l'ha dimostrato più volte, secondo me si è andato un po' oltre, ecco. Oggi è arrivata una difesa in questo senso anche da parte di Michele Uva, un dirigente insomma abbastanza importante del calcio italiano. Cambiamo argomento e chiudiamo. Anche un'altra sfida da ex per te, quella contro l'Atalanta. Che clima c'è insomma a due giorni praticamente dalla partita? Beh, con l'Atalanta per me non sarà mai una partita come le altre. Sono stato 3 anni e la squadra che mi ha fatto conoscere la Serie A, la squadra che ha creduto tantissimo in me, quindi sarò sempre riconoscente a quella città e alla società. Per noi è una partita fondamentale perché come del resto saranno tutte le ultime 7, perché siamo nel momento clou del campionato e di sicuro non va affrontata come abbiamo affrontato l'ultima trasferta a Cagliari,
perché altrimenti la classifica non sarebbe bella come lo potrebbe essere. Questa volta però il pubblico c'è e come, insomma, quello di Bergamo si fa sempre sentire. E l'ultima cosa, veramente ultimissima, è stata una settimana difficile anche per voi, perché purtroppo ci sono stati forse per la prima volta durante l'anno molti infortunati e un allenamento un po' così, a ranghi ridotti. Sarà una difficoltà ulteriore forse? Sì, abbiamo delle assenze pesanti, però ecco, chi in passato ha sostituito i presunti comunque titolari l'ha sempre fatto con grande professionalità, e credo che anche questa volta chi scenderà in campo lo faccia consapevole che è una partita dove dobbiamo portare via punti.